in collaborazione con Clabo, leader in Italia e all'estero nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail, riunisce marchi storici della refrigerazione e dell'arredamento che da sempre si distinguono per la qualità elevata delle produzioni. Clabo, sede centrale a Iesi, in via dell'Industria 15. Metto qui. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, lo ricordate? E non sono neanche Rossella O'Hara, ricordate Via col vento, che aveva un cappello più o meno come questo, molto bello, solo che non era un cappello Montegallo. Cappello Montegallo, oggi è venuta a trovarci la stilista, la creatrice, quello che volete, l'anima e il cuore pulsante di un'azienda che ha messo il proprio focus sui cappelli, ma cappelli di un certo valore, non soltanto, non parlo del valore di quello che possa essere il valore sul mercato, parlo di valore di invenzione. Alice Catena è qui con noi, io me lo tolgo questo cappello perché sennò già riderete tutti a casa vostra, lo passo ad Alice che è qui vicino a me e che chiaramente è caldissimo questo cappello, chiaramente. Grazie, Giovanni. Si ha l'occasione. Allora, intanto ben trovata, benvenuta, perché grazie, noi grazie siamo a le te, Marche, grazie a voi. Una delle prerogative della nostra regione è quella anche di fare cappelli. Assolutamente. Tu sei... Siamo una potenza mondiale. Una potenza, mondiale. E non tutti lo sanno. Oppure... Pochissimi. In questo mondo in cui la globalizzazione la fa da padrona, c'è ancora chi si immagina, poi disegna su se stessa, sul suo corpo, sul suo fisico, se volete, i cappelli, li crea e poi li distribuisce in tutto il mondo, perché... La ditta Montegallo, e non è questa sicuramente un discorso del nostro pubblicitario, noi facciamo prettamente un discorso su un'azienda che ormai si è distinta a livello mondiale. E per cui ci vuoi descrivere quel cappello che io ignobilmente portavo e come è fatto? Quanto tempo ci vuole per fare un cappello come quello? Ti racconto, ti dico, Giovanni, che Montegallo più che un'azienda è veramente un'avventura, nel senso che è un progetto davvero giovane che nasce 2 anni fa. Montegallo è stato fondato nel 2016, quindi è un piccolo sogno, forse anche inconsapevole, che si realizza. E nasce dalla scoperta anche mia, personale, di questa tradizione grande che abbiamo appunto nel sud della nostra regione, nelle zone comprese tra Montappone, Montevidon Corrado, Massa Fermana e in zone limitrofe, dove realmente esiste una tradizione più che centenaria di lavorazione di grano, di steli di grano, con cui venivano fatti anticamente dei copricapo che le donne davano agli uomini per proteggerli dal sole durante la lavorazione nei campi. E da questa necessità è nata poi una serie di imprese, di aziende che tuttora si occupano della lavorazione del cappello, che è stata poi industrializzata. Naturalmente questo
diciamo, questa parte di lavorazione del grano, di erbecella, è molto difficile perché appunto non è un processo industriale, è un processo artigianale e in questo paese per tutta una serie di questioni tra cui la globalizzazione, la grande concorrenza delle potenze straniere, naturalmente l'artigianato ha sofferto molto. Io ho casualmente durante una manifestazione storica, una rievocazione storica, scoperto questa realtà e ho iniziato a disegnare il cappello per me, il cappello ideale per me. E onestamente, evidentemente era molto bello perché da lì poi è iniziata proprio la distribuzione di Montegallo e anche l'idea di questo cappello che tu portavi, che è il vincitore dell'Inside White Awards, che è un famoso premio milanese nel mondo della moda. Diciamo che ogni anno durante la manifestazione White un comitato scientifico seleziona 10-15 marchi che emergono nel mondo della moda per una serie di motivazioni. Montegallo è stato selezionato l'anno scorso e con grande sorpresa, con grande successo e con grande soddisfazione si è aggiudicato questo premio. Per cui ecco poi tutto quello che è stato di conseguenza, tanti negozi che hanno la particolarità di questo cappello. E quanto tempo ci vuole per fare una cosa del genere? Il tempo per fare un cappello del genere non è quantificabile perché parte dalla raccolta del grano, tutta la fase di essiccazione, tutto lo stivaggio, tutta la selezione delle spighe adatte, la lavorazione. Questo è un four season, lo puoi portare sempre? Realmente la paglia è un 4 stagioni, sì, come tutti i materiali nobili, se pensiamo alla seta, al velluto. No, perché qualche volta vedo il buon Albano che porta sempre, credo, lo stesso panama, sia in estate che d'inverno, sì. Uno può pensare che d'inverno è fuori stagione, invece allora, come mi dici tu, potrebbe essere... Ma sai, i materiali nobili, quando realmente sono tali, cioè sono proprio qualitativamente perfetti, hanno dei coefficienti termici incredibili. La lana si porta anche nel deserto, per esempio, come coefficiente termico e protezione. Sì, beh, quello ce l'hanno insegnato gli arabi, ce l'hanno insegnato. Dal caldo, lo stesso la seta è un materiale che noi immaginiamo estivo, e invece è un materiale caldissimo e allo stesso modo la paglia. In più questo cappello ha un gioco all'interno perché proprio per sfatare questo mito che la paglia sia estiva, io ho pensato di mettere delle finiture invernali alla e due copri orecchio e sì, è naturalmente l'indispensabile copri orecchio per giornate di vento e di freddo. E questo comunque è un pezzo veramente, veramente bello, già si vede come è disegnato e come è fatto e soprattutto quello che, ecco, volevo portarti, la cura con cui viene realizzato il tuo disegno o la tua idea. C'è uno studio della forma, c'è uno studio della forma del cappello, ma anche della storia delle varie forme, perché il cappello è uno degli accessori meno usati, se vogliamo, ma ogni cappello, ogni forma e ogni modello ha delle storie meravigliose da raccontare, tanto che io sto pensando di scrivere un libro perché... Che presenteremo qui, appena sarà fatto. Ti faccio un esempio, il cappello che ora è diventato molto raro, che si chiama Homburg, ha una storia bellissima perché è stato realizzato per il Duca di Edimburgo che andando nella città di Homburg per vacanza si ammalò. Avendo bisogno di un cappello, si fece fare un cappello da un cappellaio locale ed essendo lui uno... Non era matto quel cappellaio? No, essendo... non lo so, di solito i cappellai lo sono sempre un po', lo sono anch'io, quindi immagino che fosse probabilmente anche pazzo, ma da quella pazzia uscì un cappello meraviglioso che è questo.
nobile Homburg, tant'è vero che così è chiamato, e che da allora naturalmente divenne famoso. Lo stesso modello simile, diciamo, in Italia viene chiamato Lobbia, perché il senatore Cristiano Lobbia, durante una sommossa popolare portando un Homburg in testa, prese un colpo, un oggetto contundente, il cappello si afflosciò al centro e quindi lo stesso Homburg, leggermente schiacciato sulla corona, prendete in Italia nota, diventa Lobbia. Sono cose belle, divertenti. Questo non lo sapevamo. Ma poi ce ne sono tantissime, per esempio Brigitte Bardot è una delle dive più fotografate al mondo con il cappello. Sua mamma aveva un negozio di cappelli, era la proprietaria di un negozio di cappelli, e quindi lei aveva accesso ad una quantità. Senti, ma perché non mandi qualche tuo disegno, o se vuoi qualche modello, alla regina Elisabetta? Ecco, sarebbe bello. Beh, sai che gli inglesi, a differenza nostra, sono molto conservatori, e quindi la regina Elisabetta porta prodotti porta quelle di produzione, cofane, come si dice, ma no, neanche di meravigliosi, tra l'altro sono modelli diversi, sì, dai nostri, sono fascinator eccetera, però loro, gli inglesi, sono molto conservatori a differenza nostra e portano molto made in England. Noi invece italiani, da questo punto di vista, dovremmo sentirci un po' più forti del nostro avere e iniziare di più a probabilmente ad indossare noi per primi cose made in Italy, no? Ma noi facciamo in Europa, ma anche nel mondo, facciamo storia a parte dal mio punto di vista, soprattutto perché il cappello è una questione culturale, non è una questione culturale proprio, non è un fatto soltanto, ripeto, di business, perché siamo abituati, cioè saper fare i cappelli e crearli vuol dire avere una genialità comunque differente. Noi non parliamo di roba fatta in serie, noi parliamo di roba fatta in serie qui, nel senso che si creano alcuni modelli mentalmente, idealmente, e su quelli si lavora. Sono tutti fatti a mano, pezzo dopo pezzo? Pezzo per pezzo, sono tutti quanti fatti a mano. Però volevo chiedere, io mi riallaccio un momentino a quello che stavi dicendo tu, qualche minuto fa. C'è stato un periodo, io lo vedo da vecchie foto, ma non proprio perché sia centenario io, ma perché mi piace dare un'occhiata ogni tanto in giro, vecchie foto dell'inizio del Novecento, primi anni del Novecento, 10, 20, è difficile trovare una foto, allora in bianco e nero, fatte magari col daguerreotype, oppure con le prime macchine, eccetera, eccetera, che una folla, in mezzo alla quale ci fosse una persona, o uomo o donna, senza cappello. Difficilissimo, no? Assolutamente. Poi a un certo punto stop. Da che era di peso? Cioè, c'è stata una caduta probabilmente. Me lo chiedo, alcuni fanno coincidere il declino dell'Occidente con la fine dell'uso del cappello. C'è un articolo bellissimo che dovrei mandarti, che proprio fa combaciare questi due fenomeni. Io devo dirti che se penso ai miei nonni, ma credo tutti in generale, per cui a una o due generazioni precedenti la nostra, non credo di ricordarmelo all'aria aperta, in qualsiasi circostanza, senza il capo coperto. Era una questione sicuramente culturale, ma io credo anche una questione d'abitudine. Sai, una delle frasi che sento più spesso ora è ma il cappello non mi sta bene. Io non credo che i miei nonni o le persone a cui tu facevi prima riferimento facessero dei corsi di portamento di cappelli, semplicemente li indossavano. E io stessa mi rendo conto che il cappello è una questione di abitudine. Guarda, una delle frasi che io dico più spesso, sia nelle giornate calde che in quelle fredde, come fa la gente a non indossare cappello? Perché quando vedo in giornate fredde tutti bardati, tranne la cosa più importante, che è proprio la testa, no? E lo stesso durante l'estate, nelle giornate più assolate, tutti esposti a quel sole diretto. E sinceramente non lo capisco, perché io non riesco più, ma me lo confermano tutti quelli che come me invece sono abituati a portare cappello, in realtà non possono stare senza. Per cui io dico sempre, prendete un cappello e indossatelo, con coraggio. Beh, e poi se fosse possibile Montegallo, tu non ti sei, credo almeno,
mai voluta muovere, al di là del lavoro chiaramente, e dalla tua presenza richiesta in determinate parti, quando ci sono sfilate, eccetera, eccetera. Da Montegallo, che cos'è? Che c'è un'atmosfera particolare, un'area Montegallo particolare? Montegallo è la casa dove io sono nata. È una delle, ci sono due Montegallo nelle Marche, una in provincia di Ascoli e l'altra in Osimo. Noi siamo in quella di Osimo, stiamo Noi parlando siamo in di quella quella di Osimo. È la non casa è in provincia di Osimo, di, comunque vicino Osimo. È la casa di famiglia e di campagna, dove appunto... Ma cosa si respira di particolare a Montegallo? Qualcosa di buono. Cioè? Qualcosa di buono, quell'area di famiglia, di casa, di affetto, di amore che si manifesta poi in varie forme, anche in grandi litigate se vogliamo. Ogni tanto facciamo delle belle litigate anche a sì, Montegallo, certo ci tiriamo piatti ogni tanto con da grande qualche... verve, anche dei ginori antichi facciamo volare, sì, tutto. Ho letto da qualche parte, quindi non c'hai piatti a perdere, nel senso che quelli che perdi sono di valore, sono anche... C'è di tutto. Ogni tanto mia madre, quando siamo tanti, ci tirate fuori il servizio buono, cioè la plastica. Senti, so che voi non solo la respirate, ma la vivete, l'avete nelle vene, nella testa, nel cervello, quell'aria appunto nostrana, della nostra terra, diciamo. E anche quando mangiate, cioè voi mangiate a chilometro zero, tutto questo contribuisce poi alla creatività, a come si cresce nella testa e non soltanto fisicamente. Ma guarda, io credo che tutto contribuisca. C'è un libro meraviglioso di Piovene che Viaggio in Italia, che parla delle regioni, e dalle regioni fa degli excursus anche sul carattere degli abitanti di quella regione. E c'è un passaggio bellissimo dove lui parla e rapporta la mitezza, la pacatezza e anche, se vogliamo, l'oculatezza dell'imprenditore marchigiano, rapportandolo e facendo nascere questa tipologia proprio dalla mitezza e dalla dolcezza del paesaggio collinare che ci circonda. È un libro meraviglioso che consiglio a tutti, peraltro insomma, in particolare il capitolo delle Marche, ma è incredibile i riferimenti che ci sono tra la popolazione e il paesaggio circostante, fatto di naturalmente geografia, ma anche di storia, usi, costumi e naturalmente cibi. Io sono una gran mangiona, al di là di quello che sembra. Appunto, non si direbbe. Sì, però invece mi piace molto mangiare, soprattutto cose nostre, locali, quando sono qui. Quando vado poi fuori sperimento. Roba del luogo, perché esatto, è anche giusto, sì, anche sempre. Poi poter arrivare a fare un paragone. Mai dire meglio questo dell'altro, ma è difficile che vai a Parigi o qualunque parte del mondo e la prima voglia che ti viene è quella di prendere un piatto di spaghetti, non lo faresti mai. Era soltanto una brevissima digressione e ritorniamo al cappello. Abbiamo fatto una chiacchierata qualche tempo fa, quando ti ho incontrato, cioè avevo anche degli appunti, avevo preso, in cui tu mi parlasti, fra la chiacchierata che abbiamo fatto insieme, di una signora che si chiama Anna. Sì. Ce ne sono diverse. Ma Anna, questa dovrebbe avere circa 90 anni o qualcosa del genere. Sì. Chi era? Cosa ha rappresentato? Che cosa ha significato per te nella tua carriera? Sono le mie signore, le signore di cui ti parlavo prima, che erano alla rievocazione storica cui sono stata, e sono le ultime in Europa, probabilmente al mondo, in grado di fare un cappello in paglia con le loro mani, senza uso di macchinari, quindi dall'intreccio dello stelo del grano fino alla cucitura manuale e la forma totalmente a mano. E l'ultima rimasta è la signora Anna, che vive a Montappone, e poi c'è la signora Rosa, che peraltro ha ispirato la borsa che adesso andrà vedere nella nuova collezione. Poi andremo anche sul particolare. Esatto, è una borsa interamente realizzata con il fianco in paglia e poi i pellami nei quali poi tra l'altro siamo bravissimi, perché è vero che siamo bravi a fare cappelli, ma tutti sanno quanto siamo bravi a fare scarpe, no? Ecco, quindi abbinando queste due abilità
è uscita questa borsa, ma il modello che si chiama appunto Rosa, perché il prototipo mi è stato regalato dalla signora Rosa, che io andavo spesso a trovare, e quindi un giorno lei è arrivata e mi ha regalato questa borsa bellissima. Io ho detto no, questa sarà la prima borsa di Montegallo, perché era già ed è veramente bella, sì. E particolare. Un paio di curiosità. Quindi hai fatto diventare il cappello oggi veramente un simbolo. Il target al quale tu ti riferisci e tu ti rivolgi, mi sembra di vedere comunque che i cappelli che li ho visti tutti, quelli della tua collezione, perché li ho visti, sono rivolti a una donna comunque particolare, cosmopolita, una donna che vive la quotidianità in ogni ambiente e in ogni ambiente si trova bene, soprattutto perché ha una grande personalità, mi sbaglio? No, assolutamente vero, e personalità anche nello scegliere quello che compra in un mondo sempre più massificato, dove effettivamente c'è anche molta omogeneità nello scegliere. Chi compra un accessorio come questo, ma come tutti, Giovanni, aggiungo, gli accessori fatti in modo artigianale e che raccontano una storia, ecco, naturalmente c'è una sensibilità d'animo diversa rispetto allo scegliere qualcosa anche di molto costoso, se vogliamo, di marca, però effettivamente già molto distribuito. Cioè, quello che intendo dire è che di un prodotto del genere si trovano pochi pezzi, ma si possono realizzare pochi pezzi, ma sono dei pezzi eterni. Io ho delle cose, appunto, dei miei nonni, che spolvero magari una volta l'anno, ma che sono magnifiche e sempre più belle. Per cui io penso che sì, il target per i miei prodotti, ma in generale sia importante cercare di comprare meno e comprare meglio probabilmente, sì. Anche come dovrebbe mangiare meno e sì, mangiare meglio, probabilmente alle volte anche parlare meno e parlare meglio, però ecco qui dopo. Vabbè, no, ma non è un filosofeggiare, è vero. È la verità. In effetti questa è la verità. Tutto fatto a mano, dicevamo, con materiali naturali, eccetera. Però mi è venuta questa, adesso abbiamo parlato del target verso il quale tende la tua produzione. Io voglio andare ancora indietro. Tu bambina, hai cominciato a disegnare i cappelli? No. È stata la prima cosa? Che cosa? No, ho cominciato a portarli, come ti dicevo prima. Sì, ma e basta. Quindi io ne portavo il disegno quando sempre, ti è venuto in mente? Di tutte le fogge. Sì, ma disegnarli quando ti è venuto in mente? Quando ho incontrato le Anna, Rosa e improvvisamente così, senza un background. Sì, siccome non trovavo il cappello che realmente mi piacesse, e lì ho iniziato a fare quello che poi è diventato Montegallo, cioè a disegnare esattamente il modello che per me potesse essere perfetto. Poi è stato un crescendo di giochi e di forme. Quando veramente si esprime un qualcosa che viene da dentro, il tutto avviene in maniera molto naturale, e io credo che poi la clientela percepisca la coerenza, che è fatta di prodotto, di comunicazione, certo, di custodia, di quello che in inglese, io non amo i termini inglesi, ma si chiama packaging. Noi per i nostri prodotti usiamo un cotone 100% naturale, che viene da coltivazioni certificate, eccetera, eccetera, senza sfruttare lavoratori. Ecco, quindi quando c'è questa coerenza nel prodotto, io credo che poi ci si distingua, nel senso che la convinzione è alla base di ogni scelta strategica. In una sfilata di moda. E il coraggio. E il coraggio, quello ce ne vuole molto, quello, sicuramente, sì. Soprattutto per fare il tipo di lavoro che fai, perché comunque in un modo o nell'altro
il target è abbastanza stretto, è di nicchia, chiamiamolo coraggio così. Coraggio e curiosità, sì. Coraggio e curiosità. Tu sei conosciuta all'estero, sei conosciuta veramente in tutto il mondo come marchio e soprattutto di stile. E anche un'altra cosa, per me il cappello è anche segno distintivo di personalità. Sì, di carattere, di personalità, di stile, di eleganza, anche a livello posturale, Giovanni. Il cappello obbliga una postura diritta, per cui sembra incredibile. Ma qui ci vorrebbe uno psicologo anche. Che... Ma scherzi, ce ne sono un'infinità di sfumature, oltre al fatto che il cappello fa molto bene perché ripara appunto dal freddo, dal caldo, quindi proprio scientificamente pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha consigliato agli otorinolaringoiatri in generale di prescrivere il cappello, oltre che cure termali, terapie preventive, anche l'uso del cappello contro tutte quelle malattie da raffreddamento, quindi i classici mali influenzali invernali. Senti, io generalmente porto il cappello, entro in un locale, mi guardano, e io me lo tolgo sempre. Un uomo deve togliere il cappello appena entra in un posto coperto, la donna no, può portarlo sempre, anche in chiesa, ad eccezione dei teatri, per una questione di rispetto nei confronti di chi è dietro e non potrebbe vedere il palcoscenico. Tant'è vero che l'ultima campagna pubblicitaria di Montegallo è proprio in un teatro, paradossalmente, e recita l'unico posto dove non puoi indossare il tuo Montegallo. Montegallo potrebbe essere per qualcuno sinonimo anche un po' di stravaganza, ma io credo che la stravaganza sia anche sinonimo di naturalezza, cioè dell'essere se stessi, mi sbaglio? Io credo che l'eleganza sia in generale essere se stessi con un pizzico di originalità, quindi di stravaganza. Chi era che diceva l'elegante la persona che all'angolo della strada non si nota? E c'era certo, beh, l'eleganza in generale è farsi ricordare, non notare, ma io sull'eleganza... La stravaganza è una cosa, l'eleganza è un'altra, sono due cose... Ma, potrebbero anche andare a braccetto, alla volte la naturalezza dà l'eleganza, e se qualcuno riesce a portare un qualcosa di stravagante in maniera naturale potrebbe essere molto, molto elegante, perché no? Anzi, i francesi amano definire eleganza con quel non so che, je sais pas quoi. Io personalmente amo molto quel tocco di originalità che mi permette di ricordare poi le persone, che sia un cappello, che sia un modo di fare, di parlare, di dire, un profumo, un accessorio. Mi spieghi come mai, almeno a me capita, girando per il mondo, per le capitali, eccetera, eccetera, chi si riconosce subito, vedendo, pur vestito da turista, è o l'italiano o il francese. Davvero? Ma noi italiani siamo molto eleganti, all'estero ci riconoscono ancora, nonostante ormai sia diventato difficile, perché non ne siamo probabilmente consapevoli e quindi non ci teniamo, cioè anche lì ci stiamo uniformando e omologando ad altri stili, però l'italiano è sempre stato molto amato nel mondo. Io quando sono all'estero mi capita che mi chiedano che cosa fai, come mangi, qual è il tuo stile di vita, quali sono le tue abitudini, che cosa porti, quindi siamo ancora molto, molto ammirati nel mondo. I francesi, secondo me, sono molto più consapevoli di noi, della loro grandezza rispetto... La famosa grandeur, sì, forse è vero, anche a livello, diciamo, di stilisti, anche... se oggi come oggi in Italia abbiamo degli stilisti molto in gamma, parlo di abiti e compagnia bella, ora che se n'è andato Lagerfeld, che credo sia stato uno dei geni dello stile tra gli stilisti del Novecento, ci sono dei giovani emergenti. Molti, sì.
molti giovani emergenti. Vedo che vengono molti, anche in Italia comunque vengono molti dall'Inghilterra, dalla Francia. Come mai? Ma noi abbiamo delle realtà qui meravigliose. Io ho delle amiche, che una è Cristina Tagliariol del piccolo atelier ad Ancona, l'altra è Maria Teresa Bordoni, Mary Bloom, che fa dei caftani altrettanto belli. Ho conosciuto in questi 2 anni di esperienza in fiere dei marchi incredibili, la Sicilia, Cettina Bucca, piuttosto che altri. Piccole nicchie di qualità insuperabile e che fanno delle cose meravigliose. Anche lì devo dirti, un po' al limite, io dovendo scegliere un abito preferisco una manifattura artigianale di nicchia piuttosto che un grande marchio che sia, per carità, con tutto l'allure e la grandezza del caso, Chanel o altri. Insomma, anche nel vestire io cerco sempre piccole nicchie di qualità eccellente. Voi personalizzate, anzi tu personalizzi anche tutti i prodotti, i vostri. Sì, io credo prodotti. Che gli accessori belli debbano essere personalizzati, debbano portare nome e cognome e debbano essere tramandati. Tu tutti. Sogni un giorno in cui tutto il mondo porterà il cappello? Certo. Sì. Sì, faccio anche proselitismo per questo, faccio intanto in casa i miei figli, i miei parenti, che devo dire ne fanno buon uso, insomma, è una regola di famiglia a casa nostra. Appena vedi qualcuno, gli amici dei miei figli, tutti. Appena vedi qualcuno, tu sai che tipo di cappello. Ci sono delle regole che sono le regole generali di armonia, no? Ci vuole un occhio particolare. La bellezza, ma no, la bellezza è fatta di armonia. E quindi, per esempio, chi ha un viso molto lungo deve evitare delle falde molto larghe, Giovanni, per evitare questo effetto a V. Chi ha un viso ovale in genere può portare qualsiasi tipo di cappello. Chi ha un viso invece con dei lineamenti piuttosto quadrati può portare delle falde molto larghe per uniformare l'immagine. Per cui in generale quando io vedo una persona immagino sì il cappello che le starebbe bene. Poi ci sono delle regole all'altezza, insomma, per cui è bene che una persona non particolarmente alta non scelga un cappello a falde molto larghe. Ecco, insomma, sì, ci sono una serie di regole. In famiglia sei tu che detti il modus operandi sul cappello, è solo roba tua e basta? È tua l'invenzione, è tuo il disegno? Sai che questa è una mia, questa di Montegallo è una mia creatura. Passione, una mia creatura, e io poi faccio anche un altro lavoro, seguo la comunicazione nell'azienda di famiglia che fa. Come si chiama l'azienda? Edilizia CBI Europe. Noi avremo facciamo occasione di parlare anche con loro. Esatto, poi. Esatto. E quindi mi divido tra cappelli e edilizia in modo alle volte divertente. Cappelli ed edilizia insieme, uno pensa che non potrebbero non andare d'accordo, ma sono due rami lo stesso in cui ci vuole fantasia, perché anche nel discorso dell'edilizia ci vuole. Ma per fare impresa in generale ci vuole fantasia, eh? Oggi come oggi soprattutto. Poi. Credo sempre, io ammiro molto l'imprenditore italiano, ultimamente l'imprenditore italiano vive un periodo di grande difficoltà, l'imprenditore in Europa in generale, l'imprenditore italiano anche di più, perché siamo soggetti ad una tassazione certo. importante, eccetera, e a tutta una serie di problematiche, burocrazia che stiamo cercando di snellire, di cui sentiamo parlare quotidianamente, ma io credo che non ci sia imprenditore al mondo con l'inventiva, la creatività, la passione e anche la forza interiore dell'imprenditore italiano. E soprattutto poi di piccoli centri come i nostri. Sì. Benissimo, abbiamo parlato con Alice Catena, ci ha parlato di cappelli e soprattutto di stile. È importantissimo lo stile nella quotidianità, anche se da quello che vedete, leggete sui giornali, sui social media, e soprattutto è una delle cose che purtroppo sono in via
estinzione. Lo stile è una delle tante cose che si stanno perdendo per strada in mezzo al mare magnum della maleducazione. Non restiamo attaccati ai nostri, a quelli che sono i ricordi del nostro passato, facciamo rivivere ancora il nostro passato, ma non solo, dal Rinascimento, se volete, fino ad oggi, che abbiamo da insegnare tante cose a tutti. E il cappello fa parte del nostro passato, ma secondo Alice fa parte, e ancor di più lo farà parte, del nostro futuro. Alla prossima volta, grazie Alice. Grazie Giovanni, grazie. Metto qui, che diverso. Vediamo che sarà bene. Vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. In collaborazione con Clabo, leader in Italia e all'estero nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail, riunisce marchi storici della refrigerazione e dell'arredamento che da sempre si distinguono per la qualità elevata delle produzioni. Clabo, sede centrale a Iesi, in via dell'Industria 15.